E allora rieccoci, rieccoci pronti in una seduta, come detto, che non vede grandissimissime novità. Insomma, Milano è la peggiore, perde oltre l'1%, anzi adesso ha ritracciato in qualche, scusa, ha ridotto un po' le perdite, ma è comunque vicino al punto percentuale di vendite. D'altra parte, insomma, Wall Street ieri ha chiuso pesante, in particolare i tecnologici, su cui ci torniamo. Lo facciamo intanto introducendo il nostro prossimo ospite, che come di consueto come ogni giovedì a quest'ora è Eugenio Sartorelli, che salutiamo con piacere. Ricordiamo anche il suo sito di riferimento investimentivincenti.it. Ciao Eugenio. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, ci eravamo lasciati, diciamo così, sulla space economy, sul commento sull'arrivo su Marte. Perseverance sta mandando delle belle fotografie, forse non tanto differenti da quelle dal modulo precedente, ma insomma c'è tempo per apprezzare, insomma, le novità e le immagini inedite che ci porterà questa missione. Sulla space economy spesso viene identificata un po' come un settore, diciamo, insomma, brillante per quanto riguarda il futuro, ma come ogni cosa che raccontiamo, insomma, non mancano le eccezioni. E mi sembra di capire che tu hai trovato una compagnia, ovviamente quotata, che non è che stia brillando in maniera particolare. Sì, vi faccio vedere Virgin Galactic, perché è l'unica che assomiglia a SpaceX o SpaceX che si dica. Io dico X perché X sembra una cosa passata, no? Invece si parla del futuro, quindi X. Quindi Virgin questo è Galactic è l'unica. Virgin Active, sì, scusami. Galaxy, che è Galactic. l'unica che assomiglia, la vuole quotare, Musk, cioè Musk, si è già capito, lui vuole lasciare la casa automobilistica che non gliene frega più niente, perché è una roba ormai che lui ha già capito che andrà bene, certo non andrà bene come è quotata adesso in borsa, ma andrà bene perché comunque è un'ottima società e vuole puntare su cose più innovative, ormai quella per lui è già vecchia, quella roba lì. E però non l'ha ancora quotata e quando la quoterà farà, decollerà. Virgin Galactic, che fino a praticamente a inizio febbraio, guardate, valeva quasi $60 ed era partita a inizio, era partita sui minimi, parliamo i minimi di ottobre, era 15, da 15 a 60, e adesso però sta precipitando perché appunto dico che è l'unica che assomiglia alla compagnia, quella di Musk, è l'unica quotata, perché ce ne sono altre quotate, ma c'è sempre di mezzo il fattore difesa. Invece è importante che sia solo aerospazio, e Certo. l'aerospazio non è solo i satelliti, va bene, l'aerospazio sono i satelliti, ma Virgin Galactic come SpaceX puntano allo spazio vero e proprio, non solo a quello che è intorno alla Terra, ma alla Luna, come si dice, ai vari satelliti o ai vari esplorazioni che si possono fare oltre quella che è l'atmosfera. Poi magari ne trovo qualcuno, ma è difficile veramente trovare, perché quasi tutti, la difesa è quella che paga di più. Cioè, se fai la comunicazione che deve parlare che deve guidare i missili che devono colpire la nave piuttosto che la Cina o cose simili, hai più facilmente denaro che ti viene finanziato dal governo degli Stati Uniti. Invece Virgin Galactic non si finanzia in altro modo, però sta andando maluccio. Guardate, è precipitata negli ultimi giorni da 60 a dimezzato, a 30. Adesso sarebbe interessante vedere perché, ma io immagino che i suoi progetti non ha. Visto che un po' seguo il settore, i suoi progetti sono troppo distanti come efficienza da quello che promuove Musk. Musk è un numero uno in tutto, quindi o sei al suo livello. Ah, Bezos, importante, la società di Bezos perché si è dimesso da CEO di Amazon? Sì. Perché anche lui vuole concentrarsi sulla sua. Questi imprenditori, questi miliardari fanno sempre vedere chi è più bravo dell'altro, no? E sta perdendo la sfida. Sta spendendo la sfida rispetto a Musk con la sua società, che come quella di Virgin, adesso non mi viene in mente il nome, che assolutamente fa le stesse cose di SpaceX, no? E di Virgin Galactic. Sta perdendo la sfida, non lo può accettare, cioè è stramiliardario, e allora si è dimesso da Amazon perché si vuole concentrare anche lui sulla sua società che punta ai viaggi spaziali. Che è Blue Bezos, Origin, eccolo qua, Origin. non me la, ecco.
diciamo l'italiana Blue Origin, che è meglio. E quindi ecco, questa è la competizione che c'è di mezzo. Però Virgin Galactic la sta perdendo perché ha degli orizzonti molto limitati. Cosa però sta accadendo? E qui vi do uno scoop, chi non se ne è accorto, a cui io mi iscriverò oggi. Tu Io non hai oggi. citato la Luna, per niente, non è stato un caso. Esattamente, perché c'è questo folle che è un imprenditore giapponese che si chiama Yusaka Maezawa. Non è importante sapere chi è, insomma, ha fatto delle cose molto originali, aveva anche una banda rock di discreto successo. Questo si è comprato 8 posti sulla missione Luna di SpaceX, che andrà sulla Luna nel 2023, così è il progetto, e ci mandano, non so se 8 più persone, ma 8 posti se li ha comprati sto signore qua. 8 posti. Uno è per lui, li ha pagati, Sì, questo è certo. un patrimonio di 3 miliardi di dollari, quindi se li può pagare. Uno è lui. Attraverso questo sito raccolgono, adesso non so se ne raccolgono 8, lui è il nono o sono uno più sette. Comunque, se vi iscrivete, faranno la selezione entro il 2021. Io mi iscrivo oggi, vediamo chi prende. Fantastico, quindi in uno È bellissimo. di quei tre K, vedo che insomma ci sono questi tre personaggi che sorridono con tenuta spaziale, potrebbe esserci uno di noi, potrebbe anche esserci Eugenio, perché qui è il senso, guardate che insomma uno potreste essere voi, noi abbiamo preso 8 posti, adesso tocca a voi. Esattamente. Quindi questo è il futuro. Il futuro perché Virgin Galactic sta scendendo? Perché per il momento guarda solo fino all'atmosfera terrestre. Invece Musk, che è veramente un fuoriclasse, ha già capito che questa è la missione, fuori dalla Terra, Marte, Luna e gli altri pianeti. E lui già quello sta progettando. Il suo SpaceX è solo quello che ha mandato in orbita i satellite. È solo l'inizio, i suoi progetti sono molto oltre. E quindi se poteva quella società, compratela perché quella sì che varrà altro che Tesla, quella sì che sarà una società che varrà un valore tendente all'infinito. Ecco. E tu ti sei già iscritto o lo farai in Mi iscrivo giornata? oggi, oggi Ok. mi iscrivo, mando il curriculum e vediamo. Io, purtroppo il mio problema è l'età, che è sopra i 50, ma sono in ottima salute, mi tengo in forma. Anzi, oggi vado a correre, dopo che ho finito qua vado a correre così mi tengo tonico per le selezioni. Giusto, 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 assolutamente. Bene, insomma, anche oggi abbiamo fatto questa piccola, insomma, approfondimento sulla space economy. Poi, insomma, giustamente citavi Marte e Luna, probabilmente poi più che altri pianeti, immagino ci sia come obiettivo magari raggiungere altri satelliti. Poi, insomma. Sì, perché sono pieni di materie prime. Eh sì, Sono mentre pieni di invece i materie prime. pianeti eccessivamente gassosi proprio non riesci neanche ad arrivarci, insomma, la sonda si disintegra Certo. prima ancora di atterrare. Tornando al presente, Eugenio continua a essere in qualche modo attuale il legame tra l'aumento del rendimento dei tassi di interesse, peraltro, insomma, a proposito di tassi di interesse di BTP, c'è quello green su cui poi ti ruberò una battuta, il green BTP sostanzialmente con scadenza 2045. Ma insomma, dicevo, il legame che mette insieme l'aumento del rendimento dei tassi di interesse e il calo generale dei mercati, ma soprattutto dei tecnologici, del Nasdaq. Poco fa ci chiedevano: ma cosa succede a STM? STM scende perché i tecnologici del Nasdaq vanno male. Allora, ci sono due motivi, vediamo il Nasdaq. Intanto è importante, vedete che il Nasdaq ha rotto i minimi del 26 che sono i minimi importanti, i minimi del 26 di febbraio e i minimi anche quelli di fine gennaio, è sotto. Questo è un'indicazione short, non di lungo periodo, ma per i prossimi giorni il Nasdaq ha già rotto dei livelli importanti. Vi faccio vedere il confronto e dopo vado alla domanda più precisa che mi hai fatto, vi faccio vedere il confronto con l'Eurostoxx, Sì. che invece si trova ben sopra i minimi più recenti. Questi minimi perché li sottolineo? Perché sono dei minimi ciclici, ben sopra i minimi del 26 di febbraio e molto sopra i minimi di fine gennaio. Il Nasdaq è già sotto, quindi il Nasdaq sta anticipando una configurazione ribassista, più correttamente dire correttiva, perché ovviamente stiamo parlando di un razzo. Il Nasdaq è stato un razzo. Però le motivazioni della discesa del Nasdaq sono due.
Diciamo che qui ci sono soprattutto titoli grow, cioè che hanno crescite di Tesla, per Sì. intenderci, non fa tanti utili, però cresce di fatturato in maniera notevole. Poi quota ovviamente di valori che non sono sensati, io continuo a ritenerlo, però comunque ha un fatturato che cresce e non c'è dubbio. Abbiamo visto anche Zoom, fatturato superiore alle attese e difatti ha fatto meno 8 ieri. Perché? Perché con i tassi in crescita, i rendimenti obbligazionari in crescita, siamo arrivati lunedì c'era proprio il punto di pareggio tra il rendimento del T-note, che era circa 1,43, e le aspettative di dividendo dell'S&P 500, non del Nasdaq, che è 1,53. Quindi a quel punto gli operatori professionali devono decidere se togliere qualcosina quando c'è lo stesso rendimento. Allora devono decidere se togliere qualcosina dall'azionario per passare un po' all'obbligazionario. Se poi il decennale va al 2%, e allora non ci sono dubbi, devono togliere dall'azionario e mettere un po' sull'obbligazionario. Se il decennale va al 3%, questa cosa ancora viene di più. E questa cosa ancora di più va per i titoli grow, cioè i titoli cre che crescono, non i titoli value. I titoli value sono quelli che danno dividendi, che hanno utili, danno dividendi. I titoli grow invece danno meno dividendi, meno utili, ma crescono di fatturato. E quando aumentano i rendimenti obbligazionari, si va più sui titoli value. Prima cosa, è il Nasdaq invece ne ha meno, ce ne ha di value, ma ha più titoli grow. Seconda cosa fondamentale, l'ha detto Biden in tutte le salse, l'ha ribadito la Yellen nel Sì. weekend: tassiamo. Non tassiamo le piccole aziende, quelle del Russell 2000, non tassiamo la Boeing che perde miliardi, tassiamo le dot.com, tassiamo Apple, tassiamo Amazon, tassiamo Zoom, tassiamo tutte le aziende che hanno avuto gli extra profitti con la pandemia, cioè è l'ABC della finanza. E quindi se aumentano già, non Apple, ma già ci sono società che non hanno degli utili mostruosi. Già questo, in più te li tassano, oppure se hanno degli utili notevoli te li tassano, ma è giusto che devono aiutare i più deboli. E cosa vuoi che faccia il Nasdaq, che proprio è l'esemplificazione di queste società? È configurazione correttiva, per me sta chiamando uno short mica da poco il Nasdaq. Poi è chiaro, se poi cambiano idea perché le lobby del Nasdaq, è difficile con i democratici, è più facile ce la possono fare con i Con i repubblicani, ma repubblicani, comandano i certo. democratici, quindi io credo che la tassazione strafavorevole che aveva fatto Trump, non per il Nasdaq, ma per tutte le società, le corporate, le grandi aziende americane, deve finire. Quei soldi devono andare invece ad aiutare i più piccoli. È normale, la politica serve a questo, per redistribuire le ricchezze, non in termini comunisti del termine, che sono deleteri, ma in termini, diciamo, socialisti, ecco, cioè redistribuire il reddito. Basta, questo sta facendo il Nasdaq, quindi potrebbe aver iniziato una discesa che potrebbe essere anche un po' più accentuata, ma ci sta, cioè, guardiamo da dove arriva, cioè, ricordiamoci da dove arriva il Nasdaq. Cioè, parliamo di una crisi epocale, e il Nasdaq rispetto ai massimi pre-crisi sta ancora il 25% sopra, anzi il 30%, perché i massimi pre-Covid erano 9.800. Cioè questo grafico verrà ricordato nell'università come una cosa folle. Adesso per noi sembra normale, ma quando da questa orgia di liquidità rientreremo, verrà ricordato come una follia, una parziale follia, un qualcosa che alle banche centrali è scappato di mano. A proposito di titoli grow e titoli value, beh, abbiamo un anno funesto per quanto concerne Lufthansa 2020 da incubo, notizia di oggi, perdita da 6,7 miliardi di euro, maxi debito, contrazione delle entrate a 13,59 miliardi di euro, meno 63%, i 6,7 l'abbiamo detto, 6,7 miliardi l'abbiamo detto, l'indebitamento netto, scusate, è aumentato a 9,9 miliardi di euro, atteso un aumento della domanda nel breve, ma la compagnia valuta un'accelerazione nel ritiro dei velivoli, chiedo scusa, è questo per quanto riguarda Lufthansa, che peraltro poi insomma ha
a Francoforte segnala un meno 1,84%, quindi insomma neanche così terribile, ma d'altra parte insomma è stato più o meno scontato dal periodo pre-Covid. Il titolo forse si è anche ripreso meglio di quanto lo si potesse prevedere. Insomma, in realtà vedo anche il secondo che viene a sì, meno 1,49, quindi insomma sostanzialmente questa è la reazione sul mercato. Però volevo, come anche ti ho anticipato, Eugenio, chiederti un giudizio su questo BTP Green che è avviato ieri sostanzialmente, oltre 80 miliardi. In Italia la risposta è stata piuttosto positiva, scadenza 2045, il Tesoro ha piazzato 8,5 miliardi di euro, rendimento reale annuo 1,547, richieste da parte degli investitori istituzionali pari a quasi 10 volte l'offerta. Così gli italiani sostanzialmente sostengono le operazioni, insomma i progetti che il governo, in generale il paese, porta avanti, progetti sostenibili e quindi appunto green. Un tuo parere, una tua view? Allora, ha senso acquistarlo adesso perché comunque sappiamo che c'è sempre un prestatore di ultima istanza che è la Banca Centrale Europea e quindi i tassi rimarranno bassi quest'anno, forse anche l'anno prossimo. E però quando ci sarà un momento in cui i tassi saliranno e l'1,5% sarà nettamente insufficiente. Però adesso tenerlo ma non innamorarsi. Non innamorarsi della parola green, ecco. Non innamorarsi di quella parola. Adesso ha senso, con il fatto che i rendimenti vengono tenuti bassi dalla Banca Centrale Europea, non solo, comunque si aiuta il debito italiano e poi appunto c'è anche questa versione green, cioè io devo dire che chi ha avuto questa idea, cioè già si vede la mano di Draghi, mi sa qua, perché qui c'è un'intelligenza non da poco ad aver ideato questa cosa e mettergli il nome green. Poi mi piacerebbe vedere bene tutto il prospetto informativo, cosa c'è di green dentro, però vorrei vederlo tutto in dettaglio, non solo Però dici, a dai livello di titoli. marketing è una cosa che funziona, insomma. Geniale, Eh assolutamente, beh. bravi, bravissimi, quindi vuol dire che c'è gente che fa funzionare, fa circolare sangue nel cervello, ottimo. Direi che per quest'anno, l'anno prossimo, ha senso. Guardate bene i grafici, appena sentite che la BCE dice, beh, magari adesso non compriamo più tanti bond, senza dire quelli italiani, ne compriamo un po' meno, ecco, vendetelo immediatamente, un secondo prima vendetelo. Stavo guardando i tassi di interesse, intanto quel BTP decennale è a 0,74%, quindi insomma ha ripreso quota in qualche modo, abbiamo sui massimi della settimana. Il Bund tedesco meno 0,30 è più o meno allineato con i valori più alti di quelli della vigilia, mentre lo spread è a 105, il decennale americano 1,47, quindi si mantiene sui valori massimi della vigilia anche in questo caso, così come anche il trentennale in ripresa in qualche modo quello giapponese. Notavo invece, Eugenio, non so se ti prendo di soppiatto, ma non credo che tra le materie prime oggi in generale, il petrolio tiene, siamo sui 61, l'oro è sempre a 1714, ieri ha accarezzato i 1700, vedo che è il rame il più in sofferenza, era salito tanto, molto. Con i massimi a 4,35, adesso siamo scivolati sotto i 4 dollari per libra. Insomma, era cresciuto forte dell'economia cinese, forte anche della domanda che superava l'offerta. Adesso non so se sono prese di beneficio o altro, però insomma siamo quasi a meno 4% oggi ed è la caduta più forte a livello di asset in generale dopo il mercato cinese che oggi ha perso il 3,5%. Sì, faccio vedere, no, forse si dovrebbe già vedere lo schermo. Questo è il rame, Eccolo. il future ovviamente è il rame, Sì. che ha fatto una configurazione ribassista. Tra l'altro, guardate che candela ribassista, però capite che la Cina non è che può prendere tutto il rame del mondo, cioè deve anche vendere i semilavorati o prodotti finiti. Quindi ha fatto incetta, perché questo rialzo è sopra. Guardate che roba. Lasciamo perdere il minimo di marzo. Proprio, prendiamo sempre i massimi pre-Covid. I massimi pre-Covid erano 2, arrotondo 2,9. È arrivato a 4,5
0,35, cioè sembra il grafico, non dico di Tesla, ma qua non di Tesla, comunque di... Anche questo lo daranno l'università per registrare in qualche modo l'eccesso di... No, questo no, perché comunque... No, questo no. Allora, ci sta, intendiamoci. La differenza è che le materie prime comunque non ce ne sono una quantità infinita. Certo. E estrarle costa un tot. Quindi hai un costo di estrazione, e hai un costo di trasporto che è aumentato notevolmente, e quindi c'è un valore intrinseco. Ecco, la fortuna è che c'è un valore intrinseco. Invece un valore intrinseco delle variazioni del Nasdaq è più difficile da identificare. E quindi rame sì, ci sta. È che dopo tanta corsa, ripeto, la Cina probabilmente ha fatto talmente tante scorte che adesso ci può stare un attimo di respiro, perché prima deve vedere a chi piazzare tutto questo rame, tutti questi semilavorati che sta producendo, perché la Cina ha fatto, la parola scommessa non mi piace, ha fatto una previsione di grande recupero dell'economia e si è posizionata in anticipo rispetto agli altri. Se però questa economia rallenta il recupero, anche perché con i vaccini, gli effetti dei vaccini ci vuole tempo perché abbiano un effetto non nazionale, non della Gran Bretagna e dell'Israele, parliamo a livello mondiale, il recupero rallenta e questi si trovano con tanta materia prima e tanti semilavorati che non possono piazzare. Quindi ci sta il rallentamento fisiologico dopo tanta corsa. Quindi non mi meraviglierei se continuasse ancora per un po' questa correzione, e anche sul petrolio mi aspetterei onestamente una parziale correzione, perché ha corso tanto anche quello. Che cosa ti aspetti, ultima domanda, dalle banche centrali sul fronte del così, insomma, la Banca Centrale Europea parlerà settimana prossima, la Fed non ancora, ma stasera già ci si aspetta qualche parola importante, interessante da Jay Powell. Al momento hanno quasi fatto spallucce a fronte, insomma, dell'aumento del rendimento del mercato obbligazionario. Si tornerà a parlarne in maniera più così, insomma, profonda e più attenta, oppure anche in questo caso faranno spallucce / finta di niente, secondo te? Allora, intanto quello che è successo con la Banca Centrale Australiana lunedì notte praticamente, la Banca Centrale Americana usa spesso la Banca Centrale Australiana o neozelandese, qualche volta, ma ci sta un po' meno a sto gioco, quella canadese, sì. La manda in avanscoperta e dice fai tu prima questa piccola mossa, vediamo come la prendono i mercati, poi arriviamo noi, sì, con i pezzi da 90. Questa, se si vede il mio schermo, questa è la curva dei rendimenti dei bond governativi americani. Sì. La linea arancione era 6 mesi fa, e la linea blu invece adesso. Quindi tutta la curva si è verso l'alto. Questo non piace alla Banca Centrale Americana, perché vuol dire pagare di più il debito. Già il debito è fuori controllo, se poi lo paghi troppo. Quindi il fatto che la Banca Centrale Australiana ha detto adesso non ci compriamo più debito è solo l'anticipo, e magari Powell lo dirà stasera, se no lo dirà nella riunione del 16 o 17, non mi ricordo, di marzo, aumenteremo l'emissione di denaro per acquistare il debito pubblico. Non hanno alternativa, fanno una campagna mostruosa, credo che sia intorno al 15% del PIL quello che mette in campo la nuova amministrazione americana per aiutare tutta l'economia. Questa la fanno a debito, e quindi non possono permettersi una curva dei rendimenti che va verso l'alto. E quindi ci saranno dichiarazioni distensive in quel senso stasera, me le aspetto, e poi coi fatti fra circa 10 giorni, 12 giorni. Sarà questo, penso. Poi la Banca Centrale Europea vedremo, perché i recovery fund sono anche a debito, il debito va comunque remunerato, e cerchi di remunerarlo il meno possibile. Hanno capito che il giochino l'ha inventato la Banca Centrale Giapponese, funziona dal 1990, emetto debito e la Banca Centrale lo compra o comunque lo compra parzialmente per tenere i tassi bassi finché funziona. Intanto io ricordo che il Bitcoin sta sopra $50,000. Se qualcuno capisce cosa sto dicendo, bene, se non l'ha capito si informi.
È tornato sopra i 50.000, anche se forse in questo preciso istante è appena sotto, siamo a 49.325, però Esatto. insomma la notizia è che è tornato in area 50.000 in maniera più energica rispetto a prima, quando aveva raggiunto insomma i minimi del 28 febbraio. Ci torneremo sul Bitcoin con Eugenio Sartorelli. Intanto, beh, Certamente. buona corsa e alla Eh sì, prossima. mi vado a preparare per la missione a Luna. Grazie a Eugenio Sartorelli, investimentivincenti.it per seguirlo da vicino. Noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento alle 14.30 con Alexandra Georgieva. Grazie a voi che ci avete seguito e alla regia vi lascio il resto della programmazione delle fonti TV.